Adesso all'eccellenza dell'anno innovazione and leadership dispositivi medici per fibrosi cistica. Il premio va a Neufarma per essere un'eccellenza nel settore farmaceutico italiano, per puntare sull'innovazione e sullo sviluppo tecnologico per la cura di malattie rare come la fibrosi cistica, in particolare per l'estrema attenzione dedicata alle attività di ricerca e sviluppo, come dimostrano gli importanti progressi conseguiti dalla realtà. Saluto in collegamento il dottor Davide Fiumi, CEO di Neufarma, grazie per essere con noi, buonasera. 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 Salve. Allora, anche a lei, insomma, uno speech introduttivo, l'importanza di questo premio in un momento decisamente importante. Uso questa parola, non più difficile, anche se lo sappiamo, per l'Italia. Ma guardi, intanto io volevo ringraziare le fonti per l'assegnazione di questo premio a nome di tutto il team della Neufarma che vedete dietro di me. Che con un senso di appartenenza lavora coeso per migliorarsi senza mai mollare, un merito che va condiviso anche con il presidente dottor Fabio Borella e anche ci terrei a condividerlo con i miei due giovani manager, la dottoressa Gulmanelli alla mia destra e il dottor Francesconi alla mia sinistra. Diciamo che in questi mesi particolari e difficili ci siamo concentrati per cercare di analizzare ed applicare in tempo reale le alternative al nostro standard di lavoro con l'obiettivo di non perdere in competitività. Il nostro è un settore particolare, quello delle malattie rare, che ha avuto il privilegio in questo periodo di poter continuare a lavorare e in particolare ci siamo impegnati per garantire ai pazienti affetti da fibrosi cistica gli stessi standard che gli abbiamo sempre saputo dare anche in tempi di non pandemia. Credo che questo prestigioso premio in questo particolare periodo per noi acquista un valore maggiore in quanto è un momento difficile e ritengo che abbia il pregio di darci ancora più determinazione e motivazione per lavorare in eccellenza come diciamo cerchiamo sempre di fare. Ecco, sì, esatto. In effetti, dottor Fiumi, certo, lei ha detto già tutto fondamentalmente, però visto il periodo, no, che stiamo ancora cercando di superare, quando parliamo di ricerca e sviluppo in questo settore, ancora di più c'è la spinta per fare di più, proprio anche per evitare di trovarsi impreparati, no, di fronte a delle sfide, purtroppo in questo caso negative, alle quali però dobbiamo necessariamente far fronte. Sì, come le dicevo, noi diciamo con il privilegio di aver potuto continuare a lavorare, abbiamo anche diciamo senza paura continuato ad investire e abbiamo continuato a seguire i nostri programmi di investimento che esistono nella ricerca e nello sviluppo senza paura e con grande ottimismo, sapendo e sperando che appunto il problema sanitario si risolva, come credo e sembra che vada e sia in via di risoluzione, e ci apprestiamo a arrivare all'autunno, momento più critico dal punto di vista economico, con le risorse giuste per non mollare e continuare assolutamente sempre avanti e senza nessun pensiero negativo, mi viene da dire. Ecco. Noi cerchiamo sempre di essere molto positivi. E, ripeto, abbiamo la fortuna di lavorare in un settore che ci sta dando soddisfazioni anche in questo periodo e il nostro obiettivo è quello di garantire ai nostri pazienti che soffrono di una malattia molto grave di poter curarsi sempre, di essere tutti di essere seguiti sempre al meglio, e questo ci siamo riusciti e direi che io ho solo note positive nonostante questo periodo. Capisco che per tanti settori non sia andato così, ma ripeto, per noi della sanità è stato un momento più difficile, ma nel quale abbiamo raggiunto comunque i risultati sperati. Beh, insomma, qualcuno dovrà pur fare da traino, no? Perché poi c'è sempre un periodo in cui magari va meglio per uno
e peggio per l'altro, però ci devono essere appunto delle realtà che poi diano la spinta in avanti. Io ringrazio il dottor Davide Fiumi, naturalmente ringrazio anche tutti i colleghi che vediamo accanto e a tutti coloro che non ci sono, ma che insomma... Ovviamente lavora... come vede tutti muniti di mascherina, la sanità certo. Va sempre in mascherina, a parte io, se no non sentivate nulla. No, ma infatti, però c'è la distanza di sicurezza, la mascherina l'ho notato subito, guardi, avete fatto benissimo, perché certo. Poi anche i messaggi giusti vanno continuati... Bisogna abbassare la guardia, ecco, secondo me. Bisogna comunque avere dei comportamenti adeguati e giusti che stanno dando i risultati sperati, come insomma certo. Si è sentito dalle massime esponenti scientifici che conoscono la materia. Certo, anche perché stiamo parlando di ripartenza, insomma, se si rispettano delle regole si riparte anche prima, no? Sarà banale, ma insomma è così. Grazie ancora, dottor Fiumi. Grazie a voi e grazie ancora per il premio. Grazie, meritatissimo.